Educatori di strada per arginare il fenomeno delle baby gang. È la risposta di Palazzo Vecchio per porre un freno al dilagare della criminalità tra i giovanissimi. L'ultimo episodio è avvenuto a Firenze in via del Parione, dove un minore è stato raggirato con la scusa di una sigaretta e rapinato da una banda di ragazzini. Ha riportato la questione in cima alla lista delle priorità. Sono delle figure professionali che lavorano proprio nei luoghi più difficili della città, periferie, luoghi più complessi, con i giovani che hanno più problemi di adattamento sociale e che sono purtroppo preda di azioni criminali oppure comunque di fenomeni che li espongono molto. Per questo il Comune considera il tema delle baby gang e del disagio sociale dei giovani uno dei temi più delicati e importanti da affrontare. Ad intervenire in via del Parione la polizia che nel capoluogo, nel complesso monumentale di Santa Croce, ha celebrato i suoi 170 anni. Nel 2021, rispetto all'anno precedente, in aumento reati informatici, infiltrazioni mafiose e fenomeni predatori, anche se quest'ultimo indice è condizionato dal lockdown del 2020. È chiaro che episodi come spaccate a qualche locale o aggressioni a ragazzi a volte durante le ore notturne da parte di persone che hanno esagerato con il consumo di alcol aumentano l'insicurezza per poter frequentare la nostra città. Per garantire la sicurezza, da Santa Croce è arrivato un nuovo appello al governo per aumentare le forze di polizia.